Buongiorno. Buongiorno. Io e Pesca stiamo aspettando il papà. Pesca, di, dove sei papà? Dove sei? Papà? Dove sei? Tutte le volte che gli dico dov'è papà, lei si alza subito di scatto, si gira e inizia a guardare, perché ha capito ormai che papà è Fabio e mamma sono io. Quindi quando gli dici dov'è papà amore? Dov'è papà amore? Guardatela. Adesso stiamo andando via. Non vi preoccupate se continuerò a guardare su, cioè così tipo come sto facendo adesso, ma è che abbiamo preso finalmente la fotocamera con lo schermo, che è estraibile, si gira, quindi ogni 3x2 mi viene da guardare, mi viene da controllare e da guardare lì. Però l'abbiamo preso perché tutte le volte che usavo l'altra fotocamera che avevamo, usavo o il cellulare, però la qualità era pessima, anche dell'audio, oppure utilizzavamo la GoPro, come nell'ultimo video che avete visto, che la qualità del filmato è bellissima, però in realtà poi, come si dice, cioè non sapevo dove stavo guardando, non lo sapevo, quindi andavo un po' a casaccio, e per fortuna mi sembra andata bene che quasi tutti i filmati sono riusciti a riprendermi la testa, ma in altri filmati non mi si vedeva niente. Il capucchio. Fatemi sapere giù nei commenti se con questa fotocamera vi piace molto di più i film. Mi piacciono molto di più i filmati. Secondo voi la qualità è superiore? Non ho neanche salutato te, beh. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, guarda c'è il zio. Ragazzi, ho appena salutato una persona, perché dopo dove abitiamo noi, ok, sono stata linciata dall'acqua, dove abitiamo noi, due vie dopo, abita mio zio, abita mio parente, e io ero convinta che fosse lui, perché la macchina mi sembrava la sua, quindi l'ho salutato. Una macchina bianca qualunque. Ma io lo sai che non capisco la differenza fra le macchine, cioè io non le so distinguere, sono un caso umano, lo so, me ne rendo conto. Però ero convinta veramente che fosse lui, perché ho visto una persona mora, alta, macchina bianca, è mio zio, in automatico. Quindi ho iniziato a salutarlo con la manina così, e poi più mi avvicinavo, più mi rendevo conto che non era lui, ma ormai avevo salutato. E loro mi hanno salutato, e nel mentre mi salutavano stavano pensando, ma che cavolo è, dove l'ho vista? Quindi è stato uno di quei momenti di scambio di persona bellissimi che capitano ovviamente solo a me. Stiamo andando in giro, stiamo andando a fare un po' di shopping per la felicità di Fabio. Guardate che felicità, è un uomo felice. No, stiamo andando a fare un po' di shopping perché fino adesso con i saldi non abbiamo comprato praticamente niente. E anche oggi non prenderemo praticamente niente. Sì, non prenderemo tanto perché non vogliamo fare gli esosi. Ci servono solo due o tre cose più che altro all'IKEA. Che Fabio è felicissimo di girare. No, ma Fabio in realtà piace girare per negozi, non è che è uno che si lamenta. Devo dire che sono fortunata da quel punto di vista lì. Andremo a fare un giro in uno dei centri commerciali, secondo me, più grossi che ci sono, dove all'interno c'è l'IKEA. Cioè c'è l'entrata per entrare all'IKEA. Che si chiama? Come si chiama? Io non ho ancora imparato il nome. El Nos. È strabello come centro commerciale, anche perché ha tantissimi negozi in stile americano che vicino a noi non ci sono. Uno dei primi che da noi non troverete praticamente mai in vicinanze decenti è Primark, quindi non vediamo l'ora di io non vedo l'ora di andare lì. Oggi tra l'altro c'è una giornata fotonica perché c'è il sole, cioè guardate che tempo che c'è, meraviglioso. Qui abbiamo anche una diapositiva di fotonica. Perché cosa ho fatto di male al mondo, ragazze? Non lo so. Tra l'altro la sessione di shopping è anche dedicata a voi in realtà, perché sto guardando per mettere in palio delle cose nuove per il nuovo giveaway che vi avevo promesso, raggiunti i 300. Adesso siamo a 325, 27 più o meno, non l'ho guardato ultimamente, ma dovremmo essere 327, quindi sicuramente lo farò. Quindi sicuramente
questa giornata di shopping è anche dedicata a voi. Ikea! Yeah. Adesso vi filmo un pochino per farvi vedere quanto è grosso. Aspetta che stai le scale mobili. Sulle scale mobili terrorizzate. Fabio che si prova le cose. Cos'è? È una casacca, penso. Come si indossa? Come l'hai indossata? La devi tenere così, la tieni aperta. Non è brutta, non ti stava male, amore? Sì, è larga. Guarda se c'è una taglia di meno. Devo tornare. Siamo dai cinema. Fabio aveva guardato questo obbrobrio. Diteglielo che è un obbrobrio. La camicia da campagnolo. Perché? Che ma uno come fa ad andare in giro con una roba del genere? Van di moda. Tipo tronista. Nel frattempo io ho già preso un po' di cose. Ho già trovato un paio di cosette e adesso vado a provarmi. Ovviamente della nuova collezione, perché della vecchia Fabio di cosa abbiamo trovato? Tutto batteria. Bravo. No, ragazzi, ecco, con il cappuccio è ancora meglio. Sembra il corno. Sembri proprio Christian Galella di noi altri. No, è quello che ha appena detto, siamo tornati negli anni 90, guardate che maglietta si vuole provare. Cioè, è agghiacciante quella maglietta lì. È quelle che andavano negli anni 90 che sembravano sparaflesciate. Oh mio Dio. Sono gialla, mi piace gialla. Sì, gialla mi piace, la preferisco. Dai. Ecco, abbiamo trovato qualcosa per l'uomo. Nel frattempo Pesca è sconvolta, sta andando everywhere. Guarda, 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 guarda come tiro. Devo dire che però i camerini di H&M sono bellissimi. Cioè, guardate che camerini. Guarda. Ciao. Becca, ti guardi allo specchio. Patata, ma dove siamo andati oggi? Chi c'è lì? È troppo forte perché continua a guardarsi allo specchio e non capire. E adesso andiamo a mangiare, a fare le pappe. E volevo far vedere che qua c'è tutta la parte ristorazione. Non so se si vede. Praticamente ci sono vari ristorantini, è troppo carino. Ci sono vari ristorantini tipo la Piadineria, e qua c'è Etica, ma c'è un profumo quando entrate, ragazzi, che voi non potete capire. Là c'è la cioccolateria. Adesso cerchiamo qualcosa da mangiare. E ovviamente, Fabio, dove ci siamo fermati a mangiare? Walk, Wopangangang style. E ho preso questa limonata strabuona che vi consiglio, non so, da noi non l'ho mai vista sinceramente, che è della Galvanina, che è una limonata bio con polpa all'interno di limone. È una cosa, ragazzi, buonissima, ve la assicuro, buonissima. E adesso stiamo aspettando che ci siamo fermati a prendere una sorta di thailandese. Abbiamo preso il curry. Dopo ve lo facciamo vedere. È il primo centro commerciale dove siamo riusciti a trovare un coso thai. Wow. Una cucina thai, è stranissimo, non l'abbiamo mai visto nessuno. E infatti questo posto ci piace un sacco perché ha di tutto. Esatto, e soprattutto la birra thai. Adesso non si riesce a mettere bene a fuoco, ma così, forse così. Sì. No, è il primo posto dove abbiamo trovato la cucina thailandese, ma questo posto è meraviglioso perché c'ha perfino la cucina greca, cioè che da noi è difficilissimo trovare. L'unico posto dove l'abbiamo trovata è con i nostri amici a Milano. Ah no, questo posto è meraviglioso perché ha la piadineria, ha le cose biologiche, ha i ristoranti biologici, quindi è un po' per tutti i gusti. E quando abbiamo visto Asian Cuisine non abbiamo resistito, siamo venuti subito, nonostante stasera ci sia la previsione di andare a mangiare sushi. Ta-da! Oh, ma guardate che carine le confezioni! Sono troppo belle! Guardate, riso con... no, cos'è questo? Curry. Curry con gamberi. Fabio! Ravioli al vapore. E l'ultimo è il pad thai.
gambe. Riuscite ad uscire finalmente dal centro commerciale. Abbiamo fatto una cosa tipo, quante ore, Fabio? Al centro, 7 ore al centro commerciale. Siamo capo tecnico, ce la facciamo più. L'unico posto dove dovevamo andare era l'IKEA, non ci siamo andati. Esatto, ci siamo partiti dicendo no, ma andiamo all'IKEA perché dobbiamo prendere i cuscini di casa, perché avevamo preso i cuscini di casa all'IKEA quando siamo sposati per il divano. Che si sono rivelati, Fabio, dillo tu. Una merda. No, come direbbe Bastianic? Una merda. Una vera merda, ma veramente una cosa agghiacciante. Sono orrendi, cioè sono scomodi, sono brutti, sono bitorzoluti. Ce li hanno? Ok, no, adesso. La Chiara ci spiega cosa vuol dire bitorzoluti. Nel senso spiega. Che... Dai, Wikipedia. Spiego. Allora, una cosa bitorzoluta è quando fa delle aggregazioni non uniformi e quindi crea dei bitorzoli, crea delle masse informi che danno fastidio. Quindi ecco. Viva il bitorzolame. A me il bitorzolo mi dà fastidio, va bene, non so se si dice così, ma mi dà fastidio. E abbiamo notato in queste settimane che veramente non riuscivamo più a sopportare di quei cuscini, cioè erano diventati qualcosa di... Avremmo voluto prendere il cuscino e sbatterlo incontro al muro finché non diventava morbido, ma non ci diventava. Quindi abbiamo detto ok, basta, ci siamo stancati, andiamo a cercare dei cuscini morbidi per il divano, perché ci siamo ridotti a prendere i cuscini della nostra camera da letto, proprio i cuscini per andare a letto, e utilizzare quelli, perché non ce la facevamo proprio stare con quelli lì in camera. E quindi mi hanno detto andiamo all'IKEA e ne cerchiamo degli altri più morbidi. Siamo partiti alle ore... No, si dice più morbidi. Morbidi, come direbbe? Il gran maestro Eugenio Massari, imitato da Fabio De Luigi. Esatto, morbidi. Comunque, siamo... Lucida e morbida. Comunque siamo partiti alle ore 11, più o meno. Siamo partiti alle ore 11 con della destinazione IKEA e siamo usciti alle ore 6 e mezza senza aver neanche visto minimamente l'IKEA. Sì, da fuori. Abbiamo visto da fuori, abbiamo visto la scritta IKEA, ma da IKEA non ci siamo andati. Alla fine della fiera non ci siamo neanche andati. Quindi non abbiamo preso i cuscini, che era l'unica cosa per cui eravamo venuti all'IKEA, e in compenso abbiamo preso un sacco di altre cose. Cosa farai adesso? Vestiti indossati anche tu? No. Tu si vergogna, quindi non li fai vestiti indossati, li faccio solo io, che sono una psicopatica. Riassunto di questa giornata. Tanta batteria. Ecco, tanta batteria, perché c'è la batteria, è un modo che usiamo io e Fabio e anche i miei genitori per dire quando c'è qualcosa che fa veramente schifo, cioè è cose che non hanno un gran valore, diciamo. Questi sconti sono stati più o meno così. Cioè c'era tanta merce messa lì alla cacchio e di cose veramente belle da acquistare ce ne sono state pochissime. E adesso noi torniamo a casa perché siamo veramente cotti. Ci cambiamo, ci laviamo, perché è caso. Chi si lava? No, anche perché io, ragazzi, mi domando sempre, probabilmente secondo me c'è gente che non si lava. Io agli ingressi dei centri commerciali metterei gli ascellometri, perché porca puttana non si può. C'erano degli odori imbarazzanti. Ma voi, cioè, non potete capire. Con gli smanicati, con le magliette smanicate, ma cioè non siamo in spiaggia. E il pelo che usciva, ma ragazzi, perché? Gente in canottiera. No, non ce la faccio. Ma il problema è che puzzavano non solo gli uomini, ma anche le donne. Ma puzzavano, cioè, avete idea dell'odore acre, di sudore? Che dici, ma tra l'altro era inconcepibile perché dentro al centro commerciale c'era meno 10. Cioè c'era l'aria condizionata a palla, quindi non so, o che erano gli ormoni andati. Io farei come nei centri commerciali in Thailandia. Quando entri c'è il metal detector. Vero. Io qua metterei metal detector e asce il detector. Siamo a Peschiera. Ciao a tutti.
Ci siamo messi un po' meglio di prima. Siamo un po' più puliti di prima. Sì, adesso andiamo a fare un giro per Peschiera, così ve la facciamo vedere, che è bellissima. E poi andiamo a mangiarci il sushi. Commentate se siete già stati a Peschiera o non so, qualche altra parte della Lago di Garda. Se vi piace come posto anche. Cercando di scegliere fra i mille roll che ci sono qua, ce ne sono uno più buono dell'altro, ma io sicuramente prendo, vediamo se lo metto a fuoco, questo. Allora Fabio, che dici? Bello questo posto, vero? Sì, molto. Adesso vediamo quando arrivano i roll, però è troppo carino. Molto intimo, tra l'altro ci siamo praticamente solo io e Fabio. Però no, è carino questo posto. Tra l'altro non abbiamo neanche avuto difficoltà a prenotare, quindi siamo in centro Peschiera, infatti sono contentissima. Magari dopo ci facciamo un giretto se riusciamo. E adesso aspettiamo questi maxi roll, che ho visto che ne abbiamo prenotato uno con l'astice e non vedo l'ora di assaggiarlo. Wow, è arrivato. Gnammi! Questo è quello che vi dicevo con l'astice e il gambero fritto dentro. Questo è con... Fabio, con cos'è questo? Gamberi. Avocado. Gamberi in tempura, avocado e... Non mi ricordo più. E questi sono quelli di Fabio che sono... I nigiri. Cos'hanno? Due tonno, due salmone, branzino, gambero cotto. Quello non lo sa mai cos'è. Cappa santa, okay. Anguilla e gambero crudo. Yummy! Piatti finiti!